L'esercizio è questo qui. Un modulatore ha queste forme d'onda a disposizione, ha un IT coseno di 2π FCT più 2m-1π quarti se m va da 1 a 4. Viceversa, se m va da 5 a 8, il segnale è 1 più radice di 2 a u di t coseno 2π fct più 2m-9. Dove chiaramente t è il tempo di simbolo, u di t è il busto rettangolare durata t da 0 a t e ampiezza 1 e altezza 1, e fc è la frequenza della portante. Il canale è AVGN, con PSD pari a n 0 mezzi, e in ricezione si utilizza un ricevitore ML. Coerente. Perché siamo in banda passante, quindi possiamo farlo. In realtà qui non ci sono molte possibilità, molte altre possibilità. Le domande a cui rispondere sono le stesse di prima. Schema del ricevitore. Guardate, la parola coerente ce la voglio pure togliere. Rappresentazione geometrica dei segnali e efficienza in banda e in potenza. E C, probabilità di errore sul bit. In realtà è la domanda è questa qui. Verificare se è possibile effettuare una codifica di Gray. E riportare la probabilità di errore sul bit quando il coefficiente di ampiezza A è 4 volte radice 2 nel 0 su t. Cosa vogliamo fare per rispondere alla prima domanda, anche se poi spesso
rispondere alla prima domanda è più facile rispondere alla seconda, perché uno prima fa la rappresentazione geometrica dei segnali, una volta che l'ha fatta capisci di cosa si tratta, capisci come fare il ricevitore e poi dopo lo implementa. Però vediamo un po' cosa fare. Infatti facciamo prima la seconda, forse è più istruttivo. Per fare la rappresentazione geometrica dei segnali mi servono le forme d'onda di base. E per trovare le forme d'onda di base un metodo è chiaramente il principio, il metodo di ortogonalizzazione di Graham-Schmidt. Ma chiaramente quello è molto lungo e complesso e lo facciamo soltanto in ultima analisi, quando non si vede chiaramente di che formato di modulazione si tratta, oppure non si vede chiaramente quali sono le forme d'onda di base. Qui c'è qualcosa che possiamo dire se guardiamo questi. Che va da 5 a 9, come 9? Sto per dire questi 9 segnali, ma non possono essere 9, questi 8 segnali. Dicevo, se guardiamo questi 8 segnali, cosa possiamo dire? Che è in DSB, che varia, cioè M1 e M5 coseno uguale l'argomento e varia è 1 più radical 2, così come 6, 2, 7, 3, 4, 8. Quali sono le funzioni di base se io dovessi guardare questo oggetto? Il rettangolo con un coseno. Quindi è una sola funzione in base, è una modulazione monodimensionale. Quindi è una lineare. Tutte le forme d'onda sono un coefficiente per un'unica forma d'onda di base. È meno 8 lì o è meno 9 anche nel segnale 2m-9 o meno 8? No. Quindi sono Allora, prima di andare a vedere, cioè analizziamo una cosa per volta. Secondo voi questa qui è una modulazione a dimensione da 1? 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 4. Ambo. Io intanto guarderei una cosa. È una modulazione in banda passante, in cui c'è una frequenza fissata e in cui sta variando la fase e sta variando l'ampiezza. Come si chiama quella modulazione in banda passante in cui varia la fase e l'ampiezza? Si chiamano AM e PM, Amplitude Modulation, Phase Modulation. Questa è una modulazione AM e PM. Le due funzioni di base, ma ogni volta che avete un impulso per un coseno a frequenza FC, impulso per coseno a frequenza FC, poi più fase che varia, ampiezza che varia, è una modulazione bidimensionale per cui due direzioni realmente dipendenti sono impulso coseno e meno impulso seno. Le due funzioni di base sono, abbiamo detto impulso per coseno. Poi qui un coefficiente in modo tale che l'energia faccia 1. Quant'è l'energia di questo oggetto? Impulso rettangolare a durata t, altezza 1, energia base per altezza al quadrato, t. Lo divido per radice di t. Così ha energia unitaria. C'è un coseno, il coseno sotto l'integrale al quadrato diventerà coseno quadro, che è un mezzo 1 più coseno doppio diviso 2, ci sarà un mezzo nell'energia della forma d'onda. Per bilanciare con un mezzo viene fuori dal coseno, moltiplico per 2. Sotto radice di 2 su t. Infatti, se ricordate bene, nell'analogico le forme d'onda dei due rami in quadratura erano radice di 2 coseno e meno radice di 2 seno. Ora qua ci dovete mettere anche l'impulso a energia unitaria. 1 su radice t, rettangolo.
queste sono le due forme d'onda di base. Se fate il prodotto scalare tra S con M e queste due forme d'onda di base, verranno fuori due coordinate, che saranno ampiezza per coseno dell'angolo e ampiezza per seno dell'angolo. Che possiamo sempre vedere come un'ampiezza per elevata di figo M, se preferite. Quali sono queste ampiezze? Le ampiezze sono due sole. I primi quattro segnali hanno ampiezza A. No, non hanno ampiezza A, scusate. Questo coseno della somma lo posso scrivere come coseno coseno meno seno seno. Quindi avrò A UDT coseno coseno. Il coseno della fase sta lì, rimane l'ampiezza che sarà A per cosa? Io posso scrivere quel primo segnale di sopra o il generico segnale del tipo A UDT coseno di 2π greco FCT più φ, ok? Lo posso scrivere come A UDT coseno di 2π greco FCT coseno. Io lo scrivo qua, A coseno di φ. E poi meno A UDT seno seno. Cosa devo fare per far apparire due forme d'onda di base? Beh, mi serve soltanto la radice di 2 su t qua davanti, e allora per bilanciare le cose moltiplico la radice di mezzi. Così questa qua diventa la prima forma d'onda di base. E qui non devo fare altro che moltiplicare per radice di 2 su t. Così questa diventa la seconda forma d'onda di base, ci metto il meno, ma se metto il meno qua dentro, qua devo mettere il più. Ma per bilanciare questo radice 2 su t, qua ci devo mettere radice t meno. E di conseguenza, queste sono le due coordinate. Come vedete è un'ampiezza per un coseno. Abbiamo già fatto questo conto, nell'MPM l'abbiamo visto come si faceva. Così trovare le coordinate. I quattro segnali, gli otto segnali quindi chi sono? Bene, i primi quattro saranno S con 1. Saranno cosa? L'ampiezza che è la prima ampiezza che si chiama A radice di mezzi per coseno e seno, o se preferite l'esponenziale complesso, ed vado in fase. La fase con te? Quando m fa 1? Pi greco quarti. Ma il coseno a pi greco quarti fa 1 su radice 2, il seno a pi greco quarti fa 1 su radice 2, 1 su radice 2 lo porto fuori, che insieme a questo radice 2 diventa 2, e rimane 1, 1. Ok? Quando m fa 2 l'ampiezza è la stessa. È sempre a radice di mezzi. Però quando m fa 2 abbiamo 2 per 2 fa 4, e uno fa 3 quarti di pi greco. A 3 quarti di pi greco il coseno è negativo, meno 1 su radice 2, il seno è sempre positivo, 1 su radice 2. C'è sempre 1 su radice 2 e porto fuori, quindi di nuovo a radice di mezzi. E rimane la prima componente del coseno, meno 1.
La seconda componente è seno più 1. S con 3 sarà uguale di nuovo a radice di mezzi. Per che cosa? Con 3 abbiamo 2 per 3, 6, meno 1 fa 7, 7 più 3 quarti, quindi 1, 2, 3, 4 si applica a mezzi, 5, no, 2 per 3 fa 6, meno 1 fa 5, 5 quarti di pi greco, quindi a 5 quarti di pi greco entrambi coseno e seno fanno meno 1 sulla radice di 2, quindi è negativo, meno 1, meno 1, e S con 4 sarà sempre A radice di pi mezzi, stiamo stavolta 4 per 2, 8, 7 quarti di pi greco, e quindi stiamo a meno pi greco quarti, il coseno è positivo e il seno è negativo, quindi 1 meno 1. Le altre 4 che sono? S con 5. Se ci fate caso, quando m fa 5 abbiamo 10 meno fa pi greco quarti. Ma con m uguale a 3, ma 5 quarti, stiamo nel primo quadrante. Con m uguale a 3 stiamo 1 quarto, 2 quarti, 3 quarti, 4 okay, quarti, 5 quarti, siamo qua sotto. Ok? Okay? Quindi tutti e due negativi. Vi facevo invece notare che quando m fa 5 stiamo al secondo gruppo di segnali in cui l'ampiezza è 1 più radice 2a per radice t mezzi e la fase è per m uguale 5 è pi greco quarti, quindi come la fase di s con 1 per m uguale 6 2 per 6 12 meno 9 è 3 quarti di pi greco come la fase di s con 2 e così via. Quindi ho le stesse fasi di sopra, ma l'ampiezza è soltanto, ho gli stessi segnali di sopra, identici, cambia solo l'ampiezza, che è 1 più radice 2 volte quella di prima. Quindi è 1 più radice 2 per A radice di mezzi. 1, 1. S con 6 è 1 più radice 2 S con 2 A radice T mezzi meno 1, 1 S con 7 è uguale a 1 più radice 2 S con 3 A radice T mezzi meno 1, meno 1 e infine S con 8 è uguale a proprio S con 4 per 1 più radice 2 1, meno 1. Di conseguenza, questa, o meglio, questa è la rappresentazione geometrica dei segnali, ma siccome la dimensionalità è 2, posso anche disegnarli, e il disegno è questo qui, sono tutti vettori a pi greco quarti, quindi stiamo qui. Su due circonferenze a raggio differente, una interna e l'altra esterna, e sono questo, questo, questo e questo, e quindi S con 1, S con 2, S con 3 ed S con 4, e poi gli altri sono S con 5, S con 6, S con 7, S con 8. E come si vede un M e PM, lo vedete? Stanno tutti quanti su circonferenze differenti con fasi differenti, perché sto modulando l'ampiezza e la fase. Non è un caso particolare di M e PM in cui varia solo la fase, PSK, per esempio. Non è un caso particolare in cui vario ampiezza e fase in modo tale che i punti rappresentativi cadono su una griglia a maglie quadrate,
QM e ha un caso generico per cui è solo M più N. Stabilito che questa è la rappresentazione geometrica dei segnali e ho capito di che caso si tratta, possiamo rispondere, finire, scusate, la seconda domanda. Però per calcolare la seconda domanda, per rispondere alla seconda domanda, cioè dire quale sia l'efficienza in banda e l'efficienza in potenza, mi serve anche la distanza minima e quindi serve un disegno fatto bene in scala, altrimenti potrei rimanere tratto in inganno a non sapere quale sia la distanza minima per questi segnali. Se sia questa qui, per esempio, oppure questa qui. Va bene? Proviamo a calcolarla intanto. Chiaramente le uniche possibili casi, cioè l'unico dubbio che può sorgere è che la distanza minima sia questa oppure questa. Non è che questa qui o questa qui, ok? O S1, S4 oppure S1, S5. Calcoliamo entrambe. Chi ha la distanza tra S1 ed S4? Anzi, facciamola al quadrato. È la norma quadro della differenza dei vettori S1 e S4. Questa è la distanza al quadrato fra S1 e S4. Ma 1 e 4 differiscono di quanto? Ma in questo caso è facile. La distanza fra S1 e S4 è il doppio della coordinata Y di S1. E questa coordinata y in secondo 1 per 2. La coordinata y in secondo 1 si chiama a radice t su 2, per 2 fa a radice t. Ok? Ora vediamo un po' se per caso la distanza tra S1 e S5 è differente. La distanza tra S1 e S5 è la norma tra S1 fa la differenza della differenza tra S1 e S5. O se preferite è la diagonale del quadrato che ha per lato la differenza nelle coordinate x di questi due segnali. Vedete, questo è un quadrato, questa è la diagonale. Per radice 2 volte, scusate, la diagonale è radice 2 volte e il lato è la differenza fra le coordinate x tra di S5 e S1. Quindi radice 2 volte per la differenza nelle coordinate x tra S1 e S5. Ma la coordinata x e S5 si chiama 1 più radice 2 a radice t mezzi meno la coordinata x di S1 che si chiama a radice t mezzi. Questo e questo semplifica, rimane soltanto radice 2 per radice 2 diviso 2 a radice t, e quindi sono equidistanti. Quindi questo esempio, se volessi farlo meglio, visto che ho scoperto che sono equidistanti, lo facciamo così. E faccio scomparire anche l'asse x e l'asse y, perché fanno solo confusione. S1, S2, S3, S4. Anzi, l'asse x e l'asse y posso anche rimanere. E poi questa distanza qua è uguale a questa, quindi uno sta qui. L'altro sta qui.
qui e qui, S con 5, S con 6, S con 7 ed S con 8. Ok? Bene, ora che abbiamo trovato la distanza minima, possiamo calcolare efficienza in potenza, che in realtà non possiamo calcolarla perché ci serve ancora l'energia media del bit. Quindi, per completare la risposta alla domanda B, e cioè per calcolare la efficienza in potenza, oltre alla distanza minima ci serve l'energia media per bit, che è l'energia media per simbolo diviso il numero di bit, e dunque ci serve l'energia media per simbolo. L'energia media del simbolo è immediata perché sono due tipi di simboli: quelli lunghi a radicetti mezzi, e quindi a energia a quadro, t quarti, e poi quelli lunghi radice 2 volte, 1 più radice 2 volte, questo qui. Quindi è un'energia 1 più radice 2 volte al quadrato l'energia di prima, a quadro t quarti. Queste sono le uniche due possibili energie che posso ritrovare. No, ho sbagliato, perché l'energia dei segnali più corti è la lunghezza al quadrato del vettore, ma questo vettore è lungo questo coefficiente al quadrato, per 1 al quadrato più 1 al quadrato fa 2, quindi è a radice t, la lunghezza di s con 1, l'energia di s con 1. Componente x al quadrato più componente y al quadrato, quindi questo al quadrato più questo al quadrato. A quadro t quarti più a quadro t quarti fa a quadro t mezzi. Ok? Qui ci sono due soli tipi di segnali: quelli che hanno energia a quadro t mezzi, che sono s1, s2, s3, s4, i quattro vettori più corti, e quelli che hanno energia la stessa di prima, a quadro t mezzi, per 1 più radice 2 al quadrato, perché sono 1 più radice 2 volte più lunghi, e dunque 1 più radice 2 volte al quadrato più energetici. E questi due tipi di segnali sono equiprobabili, perché sono 4 di un tipo e 4 di un altro, sono un totale di 8. La metà hanno questa energia, l'altra metà hanno questa energia, in media hanno questa energia più questa energia diviso 2. Quindi abbiamo a quadro t mezzi per un mezzo a quadro t quarti in evidenza rimane 1 più il quadrato di 1 più radice 2, quindi sarebbe 1 più 2 più 2 radice 2, 2 e 2 quarto diviso 4 fa 1, radice 2 diviso 4 fa 1 sulla radice 2. Questa è l'energia media per simbolo. Ok? Se volessi l'energia media del bit, basta dividere questa grandezza diviso per il numero di bit, che sono 3, perché sono 8 simboli, quindi 3 bit, log 2 di 8 fa 3. L'energia media del bit è a quadro t terzi, 1 più 1 su radice di 2. La distanza minima è quella che avevo trovato prima, a radice di t. Posso calcolare l'efficienza in potenza. In particolare l'efficienza in potenza, che è di quadro min su e con b, diventa a quadro t diviso a quadro t terzi per 1 più 1 su radice di 2, e chiaramente a quadro t semplifica.
succede sempre questo, mica potete avere un'efficienza in potenza dipende dai coefficienti moltiplicativi per i segnali, perché i coefficienti moltiplicativi vanno via una distanza, compaiono una distanza minima al quadrato e compaiono l'energia media del bit e si amplificano. Quindi è 3 diviso radice del 2 più 1 per radice del 2. E se non vi piace in questa forma potete anche razionalizzarlo, quindi moltiplicate sopra e sotto per radice 2 meno 1. E con 3 radice 2 per al numeratore moltiplicate per radice 2 meno 1, al denominatore per radice 2 meno 1 e così diventa il quadrato del primo è 2 meno il quadrato del secondo è 1 fa 1 e quindi il denominatore fa 1. 2 per 3 fa 6, 6 meno 3 radice 2. Questa è efficienza e potenza. Ok? Che fa 1,76. Efficienza in banda R su W, il rate è il numero di bit che porto per ogni intervallo di segnalazione, sono 8 simboli, quindi log 2 di 8 fa 3 bit ogni 8 secondi. La banda, beh, è la banda di quella segnalazione dettata dalle forme d'onda di base. Le forme d'onda di base quali sono? Impulso rettangolare a durata t per coseno, impulso rettangolare a durata t per seno. E quindi è in banda, vuol dire che la prima forma d'onda avrà una PSD che ha, non rappresenta anche la PSD, faccio il modulo di psi con 1 di f senza fare il quadrato, quindi non è ancora PSD, faccio il modulo quadro e diventa PSD. Siccome abbiamo U di t, finestra rettangolare, la sua trasformata di Fourier sarà una sinc. Siccome moltiplica per un coseno, se la porto in frequenza a FC, e quindi abbiamo questo. E questo è anche Y con 2, perché la stessa cosa moltiplicata per un seno, quindi la banda è questa qui, ad esempio, dettata dal doppio, dipende che tensione in banda vogliamo utilizzare. Però a memoria mi sembra che se vogliamo utilizzare il 95% dell'energia, la sinc ha il 95% dell'energia al secondo nullo, se non ricordo male, quindi qua, e la banda è quindi questa. Devo prendere il primo nullo per 4, perché è bilatero, perché stiamo in banda passante. Quindi due volte perché siamo in banda passante, due volte perché voglio la banda al 95% di energia, il primo nullo che sta 1 su t. 3/4. 0,75. Ok? La domanda B è stata risposta a pieno. Possiamo rispondere anche alla domanda A. Per rispondere alla domanda A, schema del ricevitore, devo ricordarmi di che ricezione, che tipo di recessione posso fare. È una modulazione in banda passante in cui l'informazione è immagazzinata nell'ampiezza e nella fase. Se non stimolo la fase del canale non posso recover, quindi ripristinare l'informazione trasmessa. Quindi è possibile, l'unico modo di
demodulare, la demodulazione coerente. Quindi la ricezione è solo coerente. La regola ML coerente è quella a minima distanza. Ok? Quindi che devo fare? Posso o fare la conversione in banda base e lavorare con gli equivalenti passo a basso, oppure siccome le due forme d'onda di base già le ho trovate, utilizzo già quelle due forme d'onda di base, ma è la stessa identica cosa. Io posso fare segnale ricevuto e reti, ho due forme d'onda di base e lo proietto sulle due forme d'onda di base se devo andare a minima distanza, o proietto sulle forme d'onda di base e lavoro con i vettori e poi li vado a minima distanza o a massima correlazione, oppure vado direttamente a massima correlazione con le forme d'onda del modulatore. Ma siccome qui ho solo le due forme d'onda di base e ben 8 segnali, preferisco fare soltanto due filtri adattati alle uniche due forme d'onda di base piuttosto che 8 filtri adattati alle 8 forme d'onda disponibili al modulatore. E allora faccio il filtraggio con la prima forma d'onda di base ψ1T, filtro adattato ψ1-T. Qui ci dovrebbe mettere l'espressione ψ1, ma l'ho già scritto al punto precedente, quindi ψ1 è già stata trovata. Prodotto scalare con ψ2, lo faccio il filtraggio adattato, campione a passo T uguale KT, e a questo punto qui ho le due coordinate, R con K1 ed R con K2, le due coordinate che metto in un vettore. Questo è il vettore corrispondente alla k-esima osservazione, quello è il k-esimo intervallo di segnalazione. A questo punto vado a minima distanza con i 4 segnali, con gli 8 possibili segnali, che sono quelli che stanno qui sopra, vedete? Faccio la norma fra il vettore ricevuto e S1, che è quello da sopra, quindi qua S1 è ben definito. Se avessi risposto prima alla domanda A, allora sarebbe stato un problema, chi è S1? Siccome ho risposto già alla domanda B, S1 è stato già ben definito. E quel vettore là sopra. Area ricetti mezzi per 1 su per 1-1. Distanza dal primo al secondo e dall'ottavo. Norma fra il vettore in ingresso meno S1. Di questi qua devo prendere quello più piccolo. Questa è la stima del k-esimo simbolo trasmesso. Guardate, avrei anche potuto ragionare con gli equivalenti passo a basso e quindi potevo fare la conversione in banda base, che sinteticamente la scrivo così, moltiplico per radice 2 elevato a meno 2π con i fct, che significa moltiplicare per radice 2 coseno e moltiplicare per meno radice 2 seno, e poi filtro passo a basso. In questo caso ho l'equivalente passo a basso di T. Questo equivalente passo a basso, cosa me ne devo fare? Lo devo discretizzare. Come faccio a discretizzarlo? Lo proietto sulle due forme d'onda di base. Chi sono adesso le due forme d'onda di base? Le forme d'onda di base per l'equivalente passo a basso. Ma quando io ho fatto l'equivalente passo a basso, che cosa ottengo? Se il segnale di partenza era un di T
coseno vuol dire che l'equivalente passo a basso è UDT. Ok? E quindi devo fare il filtro adattato a UDT. Il filtro adattato a UDT è semplicemente UD-T. Ma deve essere energia unitaria, 1 su 2 centi. E poi campione. C'è un'unica forma onda di base, perché se io parlo, mi riferisco agli equivalenti passo a basso, che sono segnali complessi, quelle sono due dimensioni, parte reale e parte immaginaria. Quindi come vettore bidimensionale ho due forme onda di base. Come un unico numero complesso ho un'unica forma onda di base, che è UDT. Ma badate che se io moltiplico per radice 2 esponenziale a meno 2 pi grado fct, che significa che sto moltiplicando per radice 2 coseno, moltiplicando per radice 2 seno, e poi dopo, siccome la cascata fa un filtro passo a basso, e un filtro passo a basso è il secondo filtro passo a basso, perché questo non fa niente a questo, questo è un filtro passo a basso, sì, perché UDT è un impulso rettangolare, quindi è un filtro passo a basso, se lo filtrare passo a basso rimane lui stesso. Ma questo significa semplicemente moltiplicare per radice 2 1 su radice 2 UDT coseno, ma questa era psicono 1, e radice 2 meno seno per 1 su radice T UDT, ma questa era psicono 2. È lo stesso schema di sopra, ho semplicemente splittato in due operazioni. Lì ho fatto direttamente la moltiplicazione per UDT e per coseno integrato. Qui invece faccio prima la moltiplicazione per coseno e seno, filtro passo a basso, e poi per UDT. A questo punto sto esattamente lì. Questo è R con K. Non è vettore perché è un numero complesso. E qui lo sottraggo a tutti i vari possibili segnali con cui ho a che fare, che si chiamano... Il primo segnale chi è? È S con 1, ma non S con 1 vettore, S con 1 numero complesso. Ok? S con 1 vettore era del tipo un'ampiezza coseno di fase seno di fase. S con 1 invece numero complesso è la stessa ampiezza per elevata di fase, ok? Qui dove prende quei segnali di prima, fare il modulo della differenza. Quei segnali prima, e invece di rappresentarli come vettori, rappresentateli come coseni, scusate, come esponenziali complessi. Che vi devo dire? S con 1 l'ho cancellato, ma potete dire voi che cos'era. S con 1 era A radice T mezzi 1, 1, giusto? Che era A radice T mezzi 1 su radice 2, 1 su radice 2. Questo qui lo scrivo in questa maniera. A radice t mezzi elevato a i tiro uguale, ok? Quindi qua dentro ci sto mettendo questo qua, questo è S con 1. Non ci metto la stanghetta sotto perché non è un vettore, è il numero complesso. Lo vedete? Sto parlando di banalità. Prendo quel vettore là e faccio la prima componente più i volte la seconda componente, che si può scrivere anche come modulo e fase. Faccio la stessa cosa per tutti quanti. A questo punto è un numero complesso, quindi il modulo quadro è un modulo, non una norma. E prendo il massimo. Ok? È lo stesso di prima, lo stesso identico di prima. Non cambia proprio niente. Perché questo oggetto qui corrisponde a questo filtraggio qui, è la stessa cosa. Alla fine lì esco un'unica componente complessa, qui con due componenti reali che mettono un unico vettore, e poi
il modulo quadro rispetto a S1 e la norma quadro rispetto a S1 vettore, la stessa cosa. Va bene, è solo un modo differente da rispettare. Bene, possiamo rispondere quindi all'ultima domanda. Professore, lì c'era min comunque nello schema argmin. Ah certo, devo andare a minima distanza, quindi argmin, ovviamente. Dicevo, rispondiamo all'ultima domanda e poi andiamo via, che sta facendo una certa ora. Per rispondere all'ultima domanda devo per forza trovare le regioni di cisione, perché se non so le regioni di cisione non so chi sono i simboli vicini, e non so chi sono, se non so chi sono i simboli vicini non posso fare algoritmia di Gray, che prevede di assegnare stringhe di bit coincidenti differenti a meno di un bit a simboli vicini. Quindi per prima cosa le regioni di cisione. Beh, sono facilissime, perché questi due sono separati da questa linea, asse X, questi due da asse X, S5, S8 da asse X, S6, S7 da asse X. E quelli destra e quelli sinistra sono separati dall'asse X. Rimangono soltanto quelli vicini così, 1 e 5, e beh, sono separati da una linea a 45 gradi. Che non è più a 45, perché altrimenti avrebbe la stessa lunghezza, quindi direi che è questo. Questi due da questa. Questi due da questa e questi due da questa. Quindi le regioni di cisione sono una è questa, un'altra è questa, un'altra è questa e un'altra è questa. Ok? Ci sono 8 regioni di cisione, vedete? Devo vedere se è possibile fare un additive array. Vediamo un attimo. Se dessi a questo 000 e a questo qui 001, allora a questo potrei dargli 010, a questo potrei dargli 011. Questi due differiscono per un solo bit l'ultimo, questi due differiscono per un solo bit il secondo, questi due differiscono per un solo bit il secondo, e questi due differiscono per un solo bit il primo. Quindi questa roba qua è a posto. E allora faccio la stessa cosa di sotto, cambiando solo il primo, perché quelli sopra hanno bit, il primo bit 0, gli metto il primo bit 1, quindi qua abbiamo 1, 0, 0. Questo è 1, 0, 1. Questo diventa 1, 1, 0 e questo diventa 1, 1, 1. Questi due differiscono soltanto di un bit l'ultimo, questi due soltanto di un bit il secondo, questi due soltanto di un bit il secondo, questi due soltanto di un bit l'ultimo, questi due solo di un bit il primo, questi due solo di un bit il primo. Quindi sì, la codifica di Gray è possibile, e questa è la codifica di Gray. A questo punto possiamo anche calcolare la probabilità di errore sul bit, perché la probabilità di errore sul bit è circa uguale alla probabilità di errore sul simbolo diviso col 2 di m, ma se ho 8 bit, poi 2 di m fa 3, se la probabilità di errore sul simbolo è molto meno di 1 e se effettua una codifica di Gray. Qui la posso fare, la faccio. Dobbiamo solo verificare che la probabilità di errore sul simbolo è molto meno di 1, altrimenti questo non è valido, la verifichiamo ex post, perché ora non lo sappiamo dire. Perché? Perché la probabilità di errore sul simbolo, nearest neighbor approximation, è valida se ogni segnale ha un certo numero vicino a distanza di min S Q di D su 2 sigma è molto meno di 1,
dobbiamo verificare anche questa. Ma se questa è verificata, allora anche la probabilità di errore sul simbolo è molto meno di 1 e verifica anche questa. Quindi dobbiamo verificare questa. In questo caso è il numero medio di vicini a distanza di min per Q di D su 2 sigma diviso log 2 di M. Bene, valutiamo tutte queste grandezze e calcoliamo quella probabilità di errore. Numero medio di vicini a distanza di min. Ci sono due tipi di segnali, quelli esterni e quelli interni. Quindi il numero medio di vicini a distanza di min sarà la media fra i vicini a distanza di min e quelli interni e i vicini a distanza di min e quelli esterni. Per quelli esterni, quanti vicini a distanza di min hanno? Uno, solo questo. Perché questo è lontanissimo e questo è lontanissimo. È impossibile sbagliare questo con questo. Perché già è molto difficile sbagliare questo con questo, perché Q di D su 2 sigma è molto meno di 1. Quindi andare da qua a qua è difficilissimo. Probabilità piccolissima questa. Figurarsi andare da qui a un oggetto che è enormemente più lontano. Quindi quelli esterni hanno un numero medio di vicini a distanza di min pari a 1. Quelli interni quanti vicini a distanza di min hanno? 3. 1, 2 e 3. 3. È una media fra 1 e 3, 2. Log 2 di m quanto fa? 8 simboli 3b. D su 2 sigma quanto fa? 2 la distanza minima che era? A? Era radice di t? A radice di t. A radice di t. La distanza minima era radice di t. Non era A radice di mezzo? No, A radice di T. 2 sigma è 2 volte la PSD del rumore, si chiama N0 mezzi. Ma noi ci troviamo nel caso in cui A si chiama 4 radice di 2 N0 su T, che moltiplica radice di T diviso 2N0, otteniamo 4. Quindi Q di D su D sigma è Q in 4. Ma Q in 4 quanto fa? L'ho calcolata. Q in 4 fa 3,17 per 10 a meno 5, che è molto meno di 1, e quindi quell'approssimazione vale, e dunque più probabilità di reso simbolo è 2 volte questo oggetto qua, che comunque è molto meno di 1, e quindi anche questa approssimazione vale. Quindi è 2 terzi questa grandezza per 3,17 per 10 a meno 5 che fa 2,1 per 10 a meno 5. Ok? E con una piccola